Buonasera a tutti, giovedì 13 luglio eh, siamo di nuovo in diretta, in esistenza è di nuovo in live con un gradissimo ritorno eh, che adesso andiamo ad introdurre. Eh, cominciamo con i soliti saluti eh, al nostro staff che ci sta seguendo, alla compagna di dirette Barbara, buonasera Barbara. Buonasera. Eh, un saluto anche a Paolo in regia. Eh, il graditissimo ritorno, eh, professor Pietro Ratto, Pietro, buonasera. Buonasera, saluti a tutti, salve. Buonasera, buonasera. Eh, allora Pietro, ci ritroviamo questa sera per parlare di un argomento che tu hai già affrontato recentemente, non più tardi di, di ieri sera, però volevamo anche fare degli approfondimenti, eh, se sei d'accordo, chiaramente stiamo parlando di intelligenza artificiale, eh, che è uno degli argomenti più caldi del momento ma sappiamo che a te non piace scopiazzare le informazioni della controinformazione, quindi andiamo a, andiamo a, a, a toccare qualcosa di, eh, diciamo di nuovo, qualche sfaccettatura nuova, eh, perché in effetti ce ne sono ce più di qualcuna. Eh, vuoi intanto fare una piccola introduzione tu, Pietro? Ma sì, volentieri, grazie. Dunque diciamo che... <coughs> In generale, sì, non, non, non mi fa impazzire dover affrontare argomenti abusati e quando ho iniziato a parlare di intelligenza artificiale, perché me lo hanno proposto, eh, ero convinto fosse una cosa mh, da fare perché, insomma, di, con una, cer di una certa originalità. E invece adesso sto vedendo che tutti i canali di colpo parlano di intelligenza artificiale e... E stiamo, stiamo facendo la solita cosa. Abbiamo parlato tutti di pandemia, poi abbiamo parlato tutti di guerra, adesso stiamo parlando tutti di intelligenza artificiale. E spesso, secondo me, nemmeno con così tanta cognizione di causa e eh, con una retorica molto, ah, insomma, eh, molto adatta ad accalappiare consensi e, e, e apprezzamenti. In realtà è un tema complesso che, secondo me, va anche affronta affrontato da un punto di vista tecnico per capire che, di che cosa si parli e di che cosa si tratti effettivamente. E, eh, ed è un tema che spesso viene mh, affrontato eh, dal punto di vista soprattutto della solita paura, perché poi abbiamo parlato di Covid per anni per la paura, eh, abbiamo parlato di guerra da anni ormai. Per la paura, e, eh, e stiamo parlando adesso di intelligenza artificiale per paura. Ma eh, in questo caso, la paura sarebbe quella di perdere il lavoro per, per cause, diciamo, di tipo eh, insomma, per, per essere sostituiti da eh, computer. E poi è sempre la stessa, cioè la paura, da un punto di vista economico, di perderci in termini economici, perdere il lavoro. Eh, perché eh, non ci si vaccina, perdere i soldi perché c'è la guerra, perdere il lavoro e i soldi per l'intelligenza artificiale. E questo è inquietante, cioè nel senso che alla fine sembra proprio che all'uomo, anche l'uomo che mh, si dichiara contrario al sistema e ha una visione del mondo eh, basata sui soldi, poi in realtà l'argomento che interessi sia sempre soltanto legato a quello. Spesso, l'ho già anche detto, spesso quando mi occupo, quando parlo dei Rothschild, eh, vedo che o, o di altre famiglie di banchieri, vedo che eh, l'interesse si alza moltissimo. Quando mi tocca e mi interessa soprattutto parlare per esempio di principi morali e di che cosa sia effettivamente la morale, non gliene frega una mazza a nessuno. Ma quando si, trava, si tratta di Rothschild Rockefeller o Warburg, eccetera corrono tutti perché? perché si parla di soldi e perché si parla di cattivoni che ci rubano i soldi. Eh, di qui eh, la, la direzione che prendiamo non, non va molto lontano, è quella comunque dell'interesse dell materiale. Io ritengo eh, che eh, l'intelligenza artificiale stia danneggiando l'uomo e possa danneggiarlo massicciamente per aspetti ben più gravi. Di quello eh, occupazionale. Ecco. Come recita il titolo della eh, locandina, quindi della, del tema della serata, eh, secondo te a chi interessa? Eh, oddio Sarebbe anche banale da un certo punto di vista fare questa domanda, potrebbe sembrarlo, in realtà non lo è. Eh, a chi interessa eh, padroneggiare e a chi demonizzare l'intelligenza artificiale? Ecco, eh, la ringrazio soprattutto, ti ringrazio soprattutto per eh, la seconda parte della domanda, e cioè a chi interessa anche demonizzarla, perché anche in questo senso c'è un interesse, esattamente come c'è interesse a gestire, ma anche a demonizzare eh, pandemie, vaccini e, e via di seguito. Purtroppo siamo in un mondo in cui eh, spesso la cosiddetta controinformazione si comporta esattamente come l'informazione ufficiale con i suoi allarmismi, i suoi conflitti di interesse, eh, i suoi tornaconto personali, e, e quindi, eh, anche in questo caso, è così. Eh, beh, diciamo che eh, esistono in questo momento due grandi poli di AI di intelligenza artificiale eh, che eh, stanno gestendo a livello mondiale eh, sia da un punto di vista materiale, diciamo hardware, ma anche da un punto di vista filosofico se vogliamo, cioè concettuale e, dunque da una parte abbiamo questo OpenAI che è eh, eh, in realtà la eh, l'associazione lì per lì nata eh, con, come associazione no profit che è quella da cui poi è partito eh, per esempio chat GPT ed è un'associazione che è stata fondata da grandi magnati eh, e eh, manager eh, tra l'altro anche in certi casi provenienti da grandi banche come Morgan Stanley eh, come Elon Musk e eh, da, però anche da enti eh, eh, non, 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 non riconducibili a una singola persona come eh, Amazon e come Microsoft. Eh, questa OpenAI ha fatto molto in fretta a passare dallo statuto, diciamo così, di, eh, di, di ente no profit al, allo status di ente invece fa eh, profitto e ehm, l'altro polo molto importante è la think tank eh, future of life che è eh, anch'essa eh, gestita da elon musk o meglio comunque diciamo eh, finanziata massicciamente da elon musk eh, che, eh, che è, ultimamente eh, si è trovata in conflitto con eh, OpenAI perché quest'ultima ha eh, diramato informazioni allarmistiche nei confronti dell'intelligenza artificiale, sostenendo che possa essere particolarmente pericolosa mh, per eh, l'uomo per e per la permanenza addirittura dell'uomo a lungo termine, no? si chiama Lungotermismo questa teoria nel, eh, nel futuro eh, del pianeta, e, eh, ma questo allarmismo, come tu prima mh, in qualche maniera sottintendevi, eh, aveva eh, un, eh, un, un obiettivo ben preciso, e cioè quello di eh, sostenere implicitamente che se eh, l'intelligenza artificiale può essere particolarmente pericolosa. Esiste un filosofo svedese che è considerato il filosofo più influente della Silicon Valley e che si è, eh, si è molto pronunciato su questi aspetti, si chiama Nick Bostrom, che parla proprio di eh, rischio esistenziale eh, rispetto all'intelligenza artificiale. Ecco, se questo rischio esistenziale c'è, però mh, basta semplicemente affidarsi alla stessa associazione o comunque alla stessa entità, che ormai è assolutamente un'entità. Che, che genera profitti e eh, a questo punto si, ci si dovrà in qualche maniera considerare eh, al sicuro. E a quel punto Future of Life eh, ha risposto eh, chiaramente in eh, netta contrapposizione dicendo va bene, allora a questo punto chiediamo una moratoria di sei mesi per eh, interrompere qualsiasi forma di sviluppo dell'intelligenza artificiale a livello planetario e in cambio eh, nel frattempo, in questi sei mesi, costruire una serie di eh, disposizioni di legge, di dispositivi di legge che mh, ci mettano al sicuro da eh, quelli che potrebbero essere gli abusi dell'intelligenza artificiale e i rischi esistenziali di cui parla il filosofo Bostrom. Ma è chiaro che questo tipo di risposta significa di fatto mh, contrastare eh, la grande ricerca che in ambito tecnologico eh, OpenAI Open AI sta eh, conducendo. E quindi chiedendo la, una battuta d'arresto, si sta chiedendo il blocco delle attività del, della società rivale. Quindi come possiamo vedere, ci sono società che stanno mh, eh, gestendo con profitto sia l'intelligenza artificiale sia la sua critica. Quali siano le motivazioni? È evidente. Certo, c'è la sostituzione dell'umano con l'artificiale. Ma eh, questo non comporta soltanto, come dicevo, problematiche di tipo occupazionale, comporta soprattutto problematiche di tipo morale, problematiche di tipo mh, eh, psicologico, problematiche di tipo eh, filosofico, che sfuggono in più alla stragrandissima parte della popolazione mondiale, la quale, come dicevo, rimane sempre ancorata ad aspetti materiali che poi, voglio dire, saranno anche concreti, quotidiani, ma di fatto sono proprio una minimissima parte rispetto al problema che stiamo vivendo. E Faccio una domanda. Um, allora, io anche personalmente sono più attratta dalla, dalla parte filosofica che sta dietro a questa... Tematica. Però mi interesserebbe ancora un passaggio, sapendo da parte sua come la pensa sulla, eh, sul significato mh, che lei dà mh, nella presa di posizione del Parlamento europeo che eh, sostiene il divieto di utilizzo del riconoscimento biometrico con l'intelligenza artificiale nei luoghi pubblici, il sistema di polizia predittiva e di sistemi di riconoscimento emozionali. Come, come interpreta questa posizione dell'Europa? È una cosa che eh, vediamo in maniera positiva o c'è qualche aspetto che lei può introdurci, che sta dietro? Beh, è chiaro che stiamo parlando di dati ultrasensibili. Un tempo la legge sulla privacy prevedeva questo tipo di eh, terminologia, dati ultrasensibili che... Eh, ormai eh, siamo quasi costretti, direi senza il quasi, a concedere eh, per la nostra sicurezza, per la nostra salute e, e via di seguito. Eh, è evidente che l'intelligenza artificiale, in questo senso, mh, aiuti a eh, invadere questa privacy, questa privatezza, questa riservatezza dei nostri dati, perché anche solo il fatto che io abbia la febbre è qualcosa che. Tutto sommato, eh, si può considerare un, un fatto mio, cioè non vedo perché eh, un supermercato debba sapere che io ho la febbre. Eh, che poi questo sia sempre perché altrimenti contagio gli altri, però, con questa scusa, francamente, eh, allora, perché abbiamo fatto tutto questo casino per il Covid e non per il morbillo? Perché una persona che ha il morbillo soprattutto quando da anni ci dicono che di morbillo si muore, hanno fatto un allarmismo enorme. Perché una persona che ha il morbillo non è stata eh, eh, costretta a vaccinarsi e non è stata sospesa dal lavoro? Quindi è chiaro che sono forme selettive, di, di, sono scelte che poi di fatto non fanno altro che eh, invadere la nostra riservatezza, la nostra privatezza. Eh, C'è anche da sottolineare che cosa sia l'intelligenza, perché almeno da un punto di vista psicologico, eh, secondo la psicologia cognitiva, l'intelligenza è la capacità di risolvere i problemi. Eh, non è intelligente chi conosce tante cose o ha letto tanti libri o ha studiato e ha dato tanti esami e ha preso un voto molto alto di laurea, è intelligente chi sa risolvere i problemi. L'intelligenza quindi attiene a un campo, a una dimensione che è concreta, che è pratica. Spesso. I grandi studiosi, i grandi filosofi, da quel punto di vista dimostrano di essere poco intelligenti quando poi non sanno cavarsela con le cose quotidiane. Ma siccome, fortunatamente, non si tratta soltanto di problemi eh, quotidiani, ma si parla comunque di qualsiasi forma di problema, allora il grande filosofo è colui che normalmente risolve o comunque si prende carico di risolvere un problema del suo tempo. Kant, per esempio, che non aveva assolutamente una grande dimensione pratica eh, e che quindi eh, poteva avere senz'altro ben poca concretezza nella vita quotidiana. Tra l'altro io ho studiato a fondo la vita di Kant proprio per l'amore fortissimo che nutro nei confronti della sua persona e della sua filosofia aveva però preso in carico eh, il ruolo no, di colui che dovesse risolvere il problema della scienza. In una fase, quella precedente, eh, che faceva capo a, a riferimento a filosofi come per esempio Hume, eh, era ormai stata messa in crisi. Quindi la, chiesa, la scienza era in crisi, era stata eh, criticata nella sua effettiva capacità di eh, produrre eh, leggi, e in questo senso quando si parla di leggi scientifiche si parla di assunti, si parla di asserzioni che, hanno, eh, che abbiano una validità universale necessaria. Ecco, era stato messo in crisi questo aspetto, e cioè l'aspetto fondante e fondativo della scienza, la sua possibilità di eh, eh, dare regole universali e necessarie. E a quel punto la soluzione del problema doveva essere eh, gestita da un filosofo. Quindi l'intelligenza consiste nella risoluzione dei problemi, sia, siano essi di natura molto concreta e materiale, siano essi di natura concettuale, morale. Eh, Kant è un grandissimo risolutore anche per quel che riguarda l'aspetto morale dell'uomo, eh, psicologico, antropologico, culturale, eccetera. Eh, quindi quando si parla di intelligenza artificiale si intende eh, una macchina, eh, più specificatamente un automa stati finiti, perché poi di fatto eh, all'interno di questa definizione rientra sia eh, un, un apparecchio hardware sia anche soltanto un flowchart o comunque una, una procedura scritta su un pezzo di carta a mano o su un sun, qualsiasi listato, ma comunque una, una, un, un, una serie di istruzioni che ha, hanno il, il compito di eh, eh, mettere nelle condizioni eh, l'automa appunto di eh, mh, risolvere un problema. Ecco, in questo senso eh, l'uomo è intelligente quando risolve un problema dal suo punto di vista, dal punto di vista umano, una macchina è intelligente se riesce a fare la stessa cosa e quindi simulare dei meccanismi di risoluzione di problemi. Eh, in maniera artificiale, cioè sostituendosi all'uomo e simulando procedure eh, razionali eh, tipiche dell'uomo. Pietro ha introdotto un aspetto l'aspetto tecnico dell'intelligenza artificiale e quindi eh, andiamo avanti su questo punto e mh, mi rifaccio ad un tuo esempio musicale che hai fatto nell'ultima parte della nostra ultima diretta eh, quando hai parlato di differenza eh, del resto è evidente tra musica digitale e musica analogica quindi tra un cd e un vinile eh, il nostro orecchio analogico quindi segue un ritmo sinusoidale che invece in digitale eh, non è, è tutto scalettato quindi eh, noi percepiamo dei suoni su un vinile che su un CD non, non sentiamo, eh, una, un brano può essere completamente differente. Ieri sera tu hai fatto questo paragone con l'intelligenza artificiale e la cosa mi ha eh, interessato molto, ci ha interessato molto. Cioè, ehm, tu vedi un'intelligenza artificiale rispetto all'intelligenza umana come lo stesso paragone tra un digitale e un analogico? E quindi poiché l'audio digitale è molto più povero rispetto all'analogico, possiamo dire che l'intelligenza artificiale, poiché è digitale, sarà comunque sempre più povera di una mente analogica. Eh, ottima domanda. Allora, ehm, diciamo che in questo senso stiamo toccando un aspetto fondamentale del, dell'automa Stati Finiti, che è la macchina che Turing nel 1950 teorizza come sostitutiva ed emulativa dei processi razionali umani. Eh, cioè l'aspetto dell'essere del, dell un sistema discreto. Eh, discreto vuol dire, come dicevo ieri sera, eh, poi questa cosa l'ho, eh, tutto ciò ho approfondito moltissimo in una eh, conferenza che ho tenuto a fine giugno a Monticello d'Alba e che eh, la cui registrazione è integrale è presente sulla mia piattaforma in abbonamento eh, Bosco Ceduo Pro. Eh, un sistema è discreto quando eh, diciamo si sviluppa eh, al suo interno in modo tale per cui eh, eh, l'automa Stati Finiti che, che, lo, che lo rappresenta, che lo costituisce, passi da un istante T a un istante T più 1 in questo modo evolvendo nella, nella sequenza di stati che, che lo portano all'elaborazione eh, di un input eh, trasformato in un output, eh, senza che esistano eh, istanti intermedi, cioè t, t più 1, t più 2, t più 3 e via di seguito. Eh, questo è chiaramente un andamento discontinuo, è una funzione discontinua che è definita per punti, tanto per parlare in linguaggio matematico, no? C'è cioè una funzione che su un piano cartesiano viene individuata da una sequenza di punti collegati poi, da, anzi, una sequenza di punti non collegati eh, tra di loro, in quanto eh, non esiste continuità e quindi no, non c'è un... Una, 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 eh, un, una, un collegamento tra i punti. Il nostro cervello, a differenza di un cervello elettronico, come si diceva all'epoca in cui mi sono laureato io, invece ha una dimensione del tempo, per quanto cantianamente parlando, non reale, ma eh, eh, diciamo eh, diciamo. Eh, implicita e no? innata all'interno del nostro animo e della nostra capacità percettiva e concettuale, eh, ha appunto una dimensione del tempo che è continua e quindi tra T1 e T2 ci sono infiniti eh, istanti o comunque frazioni di tempo intermedi, infiniti. Esattamente la questione del paradosso di Zenone, no? cioè se io devo andare dal punto A al punto B, dice Zenone... In realtà non ci arriverò mai perché il segmento AB è infinitamente divisibile, cioè divisibile in un numero infinito di punti intermedi. E se quindi io devo, eh, se io devo eh, percorrere tutti gli infiniti punti che eh, un segmento anche solo di lungo 3 cm AB eh, comprende, io non arriverò mai a B partendo da A. Chiaramente Zenone che è... Eh, un genio gigantesco, perché in questo modo di fatto pone le basi per quello che poi sarà il calcolo infinitesimale, quindi poi persino le teorie di Einstein, la relatività. Eh, in realtà, eh, Zenone, che appunto è un grande filosofo delle origini della storia della filosofia, no? della scuola eleatica, nel, nel, per la precisione, non sa nulla, fortunatamente per lui, dell'informatica. E tantomeno dell'intelligenza artificiale non riesce a immaginare un automa a stati finiti, finiti perché è finito è il numero di input output e di, e di eh, stati intermedi eh, che servono per passare dal, dall'input all'output. Eh, ecco, non riesce a immaginare eh, come si può dire, la, la caratteristica dell'essere discreto e quindi, eh, e quindi frazionato in punti senza. Eh, senza continuità tra l'uno e l'altro che è invece è appunto tipico di una macchina quindi una macchina eh, mh, segue una serie di istruzioni in una serie, in una sequenza di tempi eh, e, e questi tempi sono individuati per punti esattamente come una funzione discontinua di cui abbiamo parlato che eh, eh, secondo uno schema che è assolutamente lo stesso per cui si campiona per punti un suono o un Colore. Se noi guardiamo una o via di seguito, qualsiasi eh, caratteristica mh, che noi percepiamo attraverso i sensi e che fino a questo momento avevamo considerato qualità come un colore o un suono, e invece eh, siamo, assistiamo in realtà da Galilei in avanti, stiamo assistendo a una quantizzazione della qualità, cioè tutto ciò che è qualitativo sta trasformandosi in quantitativo e soltanto chi ha un po' di anni. Eh, soltanto chi è carico di anni, come dice Kierkegaard, eh, si rende conto di quanto la qualità sia infinitamente più importante della quantità. E invece siamo in un'epoca in cui la qualità sta eh, venendo digitalizzata, cioè trasformata in numero e quindi quantizzata, no? cioè resa quantità, resa numerica. Eh, quindi la stessa cosa, dicevo, se uno apre un, un programma come Photoshop o cose del genere, vede benissimo che... Qualsiasi colore che il mouse, su cui il mouse passi eh, può, viene codificato da una sequenza in eh, codice esadecimale. Eh, questo vuol dire che abbiamo trovato eh, es esadecimale perché permette un numero infinitamente più alto di sfumature che non... Per esempio, il sistema binario, ma è chiaro che comunque, per quanto è estremamente più accurato, è sempre un sistema per punti, quindi un sistema che eh, conta, eh, fa i suoi conti su una eh, quantità di memoria, per quanto gigantesca, comunque limitata. Ed ecco quindi che eh, il risultato è che quantizziamo, quindi trasformiamo in quantità. Ehm, sfumature di colore eh, senza, eh, eh, senza eh, come si può dire gradazioni e gradualità intermedie perché il computer non è in grado. Ecco perché anche dal punto di vista eh, visivo, quando noi osserviamo una, eh, una fotografia eh, digitale, se la continuiamo a eh, eh, ingigantire, a no? ingrandire, a zoomare, come si suol dire, a un certo punto si cominciano a. A, a vedere eh, delle smagliature che sono i buchi intermedi di cui non c'è eh, all'interno dei quali non ci sono informazioni. Eh, che sono proprio quei punti di discontinuità tra eh, un punto di campionamento e l'altro. Io non so, spero di non essere troppo complicato, ma d'altra parte, sto anche cercando di mediare tra. Eh, la, la, la semplificazione e, la, la, e gli aspetti tecnici della cosa, scontentando probabilmente chi non, sia chi non ne sa nulla sia chi ne è esperto, ma cerco di mantenermi in una dimensione comprensibile. Ecco, quindi siamo in una sostanzialmente in una forma di ehm, semplificazione della realtà che viene appunto banalizzata eh, perché eh, registrata e resa per punti. Eh, laddove il cervello umano non ha fino a questo momento mai eh, eh, dimostrato di eh, arrivare alla fine della sua eh, capienza e quindi la memoria umana no, non è mai arrivata al suo limite eh, e questo permette appunto una tra registrazione analogica no, di qualsiasi fenomeno mh, percettivo. E invece il computer ha una memoria che se, seppur man mano che il tempo passa aumenta sempre di più e per giunta è in grado di essere concentrata in spazi e in dimensioni eh, minime, piccolissime, comunque è pur sempre limitata. Solo per terminare, poi passo la parola a Barbara. Secondo me questa è una falla. Eh, secondo te possiamo eh, considerarla una debolezza tale da poter noi con la nostra povera e, e anticamente analogica poter in qualche modo ingannare l'intelligenza artificiale sfruttando questa sua debolezza. Allora, come ho eh, detto anche ieri e come approfondisco di più nella conferenza che ho registrato, eh, eh, eh questa que, questa idea che abbiamo di intelligenza artificiale è soltanto legata a un'intelligenza artificiale che chiamiamo di basso livello, no? E quindi un'intelligenza artificiale debole. Eh, in questo senso, noi siamo più forti, siamo più accurati, siamo più, eh, siamo più ricchi eh, dell'intelligenza dell artificiale. Eh, un concetto invece di intelligenza artificiale forte. Nel senso di un'intelligenza superiore all'uomo e dotata di autoconsapevolezza, questo genere di eh, eh, vittoria da parte dell'uomo non ci sarebbe, ma eh, dobbiamo anche dire che finora questa ai forte non è stata ancora realizzata. È chiaro che più, in, più memoria continuiamo a inserire nel computer o in un qualsiasi dispositivo, più riusciamo a avvicinarci, diciamo almeno... Asintoticamente a che è, quello che è il modello eh, intellettivo cerebrale dell'uomo. Eh, io invece temo che questa non sia una debolezza, o meglio, vista in termini di confronto e di paragone, lo è, noi siamo senz'altro in grado di recepire informazioni infinitamente più ricche. D'altra parte, l'ho già fatto questo esempio: una qualsiasi foto digitale, se la si guarda bene, la si nota molto semplificante nei confronti di quello che ha. Eh, ritratto. Ma purtroppo questa eh, debolezza dell'intelligenza dell artificiale che non è minimamente ancora paragonabile, nemmeno confrontabile con quella umana e eh, quella reale, rischia di diventare il canone. Nel senso che eh, le persone, come dicevamo anche nell'altra intervista, si stanno sempre più abituando al suono digitale. E quindi stanno perdendo le frequenze intermedie che il cervello era in grado ed è in grado di elaborare, sarebbe in grado di elaborare. Anche le foto sono molto semplici, sono molto banali, sono molto lineari e semplificate, ma di fatto comportano poi una assuefazione e una, così, un impoverimento del cervello umano. Faccio un esempio sciocco ma altrettanto inquietante. Eh, ci sono libri di grandi filosofi anche solo di qualche secolo fa. Mi riferisco, per esempio, a Giordano Bruno, eh, eh, per esempio, a, a libri, come, eh, libri, libri importanti, eh, come, come Il Sigillo dei Sigilli e cose del genere, che hanno, all'interno delle loro opere hanno eh, inserito eh, concetti di cui non, noi non abbiamo più nessunissima contezza. Non siamo in grado di eh, tradurli perché l'uomo di eh, 400-500 anni fa aveva una ricchezza concettuale che noi ce la sogniamo, non siamo in nessun modo in grado di eh, anche solo provare a immaginarla. E quando quei libri toccano quel tipo di ragionamenti, e di, mh, anche di parole, di concetti. Le note che fino a quel momento affollavano il fondo delle pagine spariscono perché il, colui che eh, ha curato l'opera non, non, non sa che pesci pigliare per tradurre certe, certi ragionamenti. Questo è sconvolgente. Cioè, la genialità della, di un uomo del Cinquecento, come, come Giordano Bruno, per esempio, mh, era, non dico la norma, perché era senz'altro un, un uomo con un'intelligenza decisamente superiore alla media, ma eh, rispetto a oggi è, è assolutamente inarrivabile. Noi siamo completamente idioti. L'uomo più intelligente del nostro tempo è un bambino dell'asilo rispetto a un uomo di una certa intelligenza eh, di, di, di qualche secolo fa. E eh, il decadimento... Eh, eh, come si può dire, de della, de della, de della, de della nostra classe di intellettuali rispetto a quella di eh, secoli fa, è per esempio dimostrato, e lo dico con un certo sgomento, dal fatto che io, eh, per esempio, possa essere considerato un intellettuale. <ride> io credo che qualche secolo fa sarei stato visto come un imbecille. Quindi in realtà la, eh, la situazione di impoverimento intellettivo, culturale, di cui la scuola si rende assolutamente eh, responsabile, la scuola nei secoli, senz'altro poi nell'ultimo secolo, da, dall'inizio del Novecento in poi, eh, questo impoverimento ha portato a, addirittura a una situazione per cui se un uomo del Seicento dovesse incontrare un uomo del. Del, de, de, di oggi probabilmente non riuscirebbero neanche a parlarsi perché eh, l'uomo di oggi non riuscirebbe neanche a, 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 a capire metà eh, frase pronunciata dal, eh, dall'intellettuale antico. Sì, potremmo stare veramente a parlare per ore. Barbara, prego. Allora, io qualche giorno fa mi sono trovata a fare una riflessione partendo dal summit che c'è stato a Ginevra all'inizio di luglio dove sono stati presentati dei robot umanoidi e al di là di quello che hanno detto che mi ha colpito poco in realtà, sono stata molto attratta dalla mimica facciale dei, di questi robot. No? E, eh, quindi la riflessione che mi sono fatta è che effettivamente la società odierna, ehm, attraverso gli strumenti che, purtroppo, dei quali abusiamo, ha dato eh, la possibilità di eh, essere codificata mh, in maniera molto semplice, e standardizzata sia a livello comportamentale che anche in parte emozionale. Mh, la mia domanda. È questa, eh, ci siamo dimenticati di essere unici e irripetibili? Sì, probabilmente sì. Anzi, direi sicuramente sì, perché come dice Kierkegaard in un'opera eh, sconosciutissima che si intitola Due Epoche, eh, si è affacciato nel frattempo. Lui dice: si sta affacciando, sta arrivando un mostro, una fata morgana, dice che è il pubblico. E intende come il pubblico intende la dimensione della massa, la dimensione della massificazione, e il 1850, quando dice questo, e in realtà eh, sta mettendo in guardia eh, gli uomini del suo tempo che non sono in nessun modo in grado di capire cosa lui sta dicendo, esattamente come qualche decennio dopo Nietzsche eh, si troverà a. A, ad affrontare lo stesso problema, cioè un monito inquietante rispetto a ciò che sta verificandosi e ciò che ci aspetta, e poi dice niente, tanto non sono in grado di capirlo, non ce la facciamo. E, e appunto c'è di mezzo, dalla, appunto dalla seconda metà del XIX secolo in poi, questo avanzamento della dimensione eh, della massificazione dovuta come al solito a questioni legate alla, allo sviluppo industriale, allo sviluppo economico-finanziario eh, declinato in ambito eh, industriale, con eh, il trasferimento di grandi masse di popolazione all'interno delle prime forme di fabbrica moderna, contemporanea, diciamo, eh, che di fatto accoglie quelli che un tempo affollavano i cosiddetti spitali, no? quindi eh, barboni, poveracci anche gente con problemi psicologici, malati, finiscono tutti nelle fabbriche a lavorare e guadagnare niente. Ecco, in questa situazione di trasformazione così forte si verifica eh, una massificazione dovuta proprio al fatto che bisogna che le persone abbiano obiettivi comuni, eh, competenze comuni, interessi comuni, ambizioni comuni che sono sempre quelle... Che eh, fanno il gioco di chi eh, li accoglie all'interno delle proprie realtà economiche, quindi all'interno delle proprie aziende, delle proprie fabbriche. E direi che oggi dire a una persona che è unica e irripetibile significhi eh, offenderla, perché eh, oggi vogliamo essere come gli altri. Persino quando. Qualcuno, come nel mio caso, dimostra di essere, boh, anche se è ridicolo dirlo, umano di avere delle reazioni umane. Eh, sotto si trova commenti del tipo ratto è uno come noi. In realtà il bisogno eh, che abbiamo di essere come gli altri è indotto di nuovo e, e, e per l'ennesima volta eh, lo diremo per sempre: indotto dalla. dalla maleducazione, quindi dalla formazione scolastica che costringe i ragazzi a uniformarsi per poter essere accettati dal gruppo e dal, dalla società, no? in questo passaggio che eh, operano dalla, dalla fase eh, dell'infanzia a quella Adulta attraverso questo, questo, questo periodo critico eh, inventato dal, dalla rivoluzione industriale che chiamiamo adolescenza, che non ha nulla di naturale. Ed è proprio l'adolescenza, lo vediamo, lo abbiamo sotto i nostri occhi con i nostri figli, i nipoti, o quello che volete. L'adolescenza rende tutti stupidi. Cioè, in realtà sono tutti lì a, a eh, disperarsi se non hanno i pantaloni come gli altri, le scarpe come gli altri, eh, i gusti come gli altri, gli interessi come gli altri, cioè spesso pari a zero, eh, se non ascoltano la, la, la canzonetta che ascoltano tutti gli altri e via di seguito. Eh, dire a questi ragazzi eh, guarda che tu sei unico e irripetibile significa terrorizzarli, terrorizzarli da, dalla paura di dover essere estromessi dal gruppo e di vivere da soli. E questo, purtroppo, traumatizza al punto un adolescente da eh, eh, metterlo in guardia da qualsiasi eventualità di originalità, eh, di unicità anche in futuro. Quindi che cosa fanno le persone se non eh, andare in vacanza negli stessi posti? comportandosi o fingendo di riposarsi negli stessi modi, con gli, con gli stessi orari, vedi le città in certe ore completamente deserte, in altre affollatissime, chi esce di casa lo fa a patto che lo facciano anche gli altri, chi sta in casa lo fa a patto che ci stiano anche gli altri e direi che l'irripetibilità sia diventata davvero una maledizione. Insomma. Una standardizzazione completa. Eh, Pietro, tornando all'altro concetto che hai mh, citato poco fa, eh, quello dell'intelligenza artificiale di tipo forte e dotata di autoconsapevolezza a tal punto da poter teoricamente ragionare come ancora meglio della mente umana. Tu la stessa l'hai definita un miraggio, per fortuna. Ma mi chiedo se. Eh, poiché la consapevolezza nasce con l'esperienza. Che tipo di autoconsapevolezza avrà, potranno mai avere queste intelligenze artificiali, seppur eh, super strong? Diciamo che sarà comunque un'autoconsapevolezza artificiale, quindi indotta, non sarà mai una vera autoconsapevolezza. Autoconsa eh, è un po' come la questione della computer art, no? si sta diffondendo, tra l'altro in maniera piuttosto inquietante, l'idea per cui il computer possa produrre opere d'arte e c'è gente che va anche alle prime eh, o alle rappresentazioni di eh, mostre no? di eh, quadri eh, realizzati col computer o dal computer ma anche in questo caso non si parla veramente di arte perché eh, si parla di eh, una quantità immensa di eh, opere pittoriche, per esempio, immagazzinate all'interno della memoria di un eh, computer, dalle quali il computer eh, a sua volta attinge con un copia e incolla un pezzo di qui e un pezzo di là, facendo una, una specie di mh, miscuglio, no? di mix di varie cose diverse, e magari tirando fuori una cosa che potrebbe eh, essere. Nuova. Ma è esattamente quello che inquietantemente, per esempio, si fa in ambito musicale, tra virgolette, oggi. Eh, chi ha un minimo di competenza musicale sa benissimo che il giro armonico che viene utilizzato ormai è lo stesso da <ride> decenni, che le melodie sono tutte ricavate in modo da evocarne una sola che ha fatto successo modificando una singola nota, quella per aggirare le norme sulla violazione del copyright e, e, e che quindi si tratta di un copia e incolla di tutto. L'altro giorno parlavo con una persona che gestisce una sala prove che mi diceva, no no, 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 non siamo in crisi, ci sono molti gruppi che arrivano a suonare. Dicevo, e cosa suonano? Beh, sono tutte cover band, cioè, cioè, cioè lo sto, ma nel senso che cosa vanno a fare? Vanno a suonare cercando di eh, copiare e di eh, rendere il più possibile eh, identico quello che fanno al, alle canzoni del loro Beniamino di cui appunto eseguono cover eh, è allucinante cioè io non conosco più o comunque conosco pochissimi, pochissime realtà musicali di giovani che facciano musica loro sono persone che cantano o suonano canzoni come lo dire, di altri, eh, oppure al limite se fanno cose nuove le fanno proprio prendendo, studiando a tavolino e prendendo quindi pezzetti qua e là e facendo un collage. Quindi eh, stiamo per toccare un aspetto, stiamo toccando un aspetto che eh, secondo me è eh, centrale nella sequenza di mh, pericoli eh, che l'intelligenza artificiale comporta. E cioè, se l'intelligenza artificiale è nata, almeno quando la studiavo io e quando ho dato io la tesi, è nata per eh, studiare il comportamento dell'uomo, o meglio, per studiare i processi intellettivi dell'uomo, e quindi come forma di emulazione a, finalizzata a una conoscenza sempre più approfondita del ragionamento umano, e quindi ancora... Facendo sì che le macchine si trasformassero in qualche modo in uomini, almeno per quanto attiene all'emulare i loro eh, ragionamenti, eh, la questione contemporaneamente si è capovolta, appunto in parallelo, eh, co comportando che laddove la, la macchina sempre più si, si avvicina all'uomo, anche l'uomo si sta. Eh avvicinando alla macchina, emulandola. Mm. E quindi, eh, come dicevamo prima, eh, eh, il copia e incolla che il computer fa quando produce arte è, la, è lo stesso copia e incolla che fa l'uomo quando produce, tra virgolette, arte e come abbiamo visto, il sistema percettivo o concettuale dell'uomo si sta riducendo sempre più a misura di computer, a misura di banalità, perché comunque eh, noi funzioniamo così in tutto il nostro corpo. Eh, il principio fondamentale della crescita è la ginnastica, cioè la, il movimento, la capacità di muoversi e utilizzare i nostri organi. Un organo che non viene utilizzato si atrofizza e pian piano funziona sempre meno. Ecco, il cervello utilizzato poco, al minimo indispensabile, così come la scuola insegna promuovendo cani e porci eh, perché sono clienti eh, e perché così ha finanziamenti ulteriori. Eh, è un sistema in cui appunto anche a livello cerebrale l'uomo è eh, sempre più stupido, esattamente come stupida la macchina. Quindi, quando diciamo che la macchina ha autoconsapevolezza in questa idea di eh, eh, intelligenza artificiale, diciamo superiore forte, stiamo comunque, eh, a mio parere, sostenendo che abbia una. Mh, una specie di simulacro di quella che è l'autoconsapevolezza umana, che però non c'è più, perché io voglio. voglio quanta gente anche all'interno di questo ambito di eh, antagonismo e di eh, reazione al sistema eh, parla ogni giorno di eh, consapevolezza, proprio perché la maggior parte delle persone, ormai la consapevolezza non sanno che cosa sia, non sono consapevoli della propria eh, inconsapevolezza, e il risultato è che eh, questa, eh, questa consapevolezza sta diventando eh, un miraggio eh, eh, nello stesso modo in cui secondo me può essere vista un miraggio nel computer. Quindi l'intelligenza superiore, l'intelligenza eh, artificiale alta, eh, è ancora eh, lontana da, da, dall'essere realizzata e secondo me eh, da certi punti di vista sarà comunque sempre... Eh, una forma di sottitanza eh, rispetto a modelli inseriti in memoria dall'uomo. Che poi questo inserimento alla lunga possa comportare una situazione in cui la macchina si ribelli o anche solo cominci a produrre eh, azioni eh, e, e a eseguire istruzioni eh, inarrestabili, eh, guarda, c'è eh, un, un passo di eh, un'opera di Junger. Ehm, che mh, mi ha sempre mh, fatto riflettere, dove Junger dice che ehm, dal Titanic, no? dal, dal, dall'incidente del Titanic in avanti, l'uomo ha cominciato a sperimentare il, il rischio e il pericolo dell'automatismo. Perché? Perché lì alla fine, eh, soprattutto secondo la narrazione ufficiale, e eh, quindi quella che poteva avere in mente lui, una, un, una macchina mastodontica come quella di un transatlantico che quindi ormai sfugge al controllo eh, dettagliato e accurato dell'uomo perché eh, comunque, e pensate che stiamo parlando comunque del, del, del 1912, eh, è soggetta a una serie di procedure non certo computerizzate ancora, ma comunque meccaniche. Eh, che poi non possono essere arrestate una volta innescate, ecco lui dice da lì eh, una macchina di quel tipo eh, ha potuto far capire all'uomo quanto sia pericoloso eh, l'automatismo, perché eh, mettendoci nelle mani di questi sistemi di fatto... Eh, ci mettiamo nelle mani di, 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 di qualcosa che ci può schiacciare, stritolare, perché non è più in nessun modo controllabile oltre un certo limite. Ecco, pensate che siamo a oltre un secolo di distanza da quella eh, co considerazione e pensiamo che cosa significa la vita di oggi nelle mani di automi che gestiscono il nostro, il nostro conto in banca, che gestiscono il nostro lavoro, che gestiscono la nostra salute, eh, pensate come si può ragionare, riflettere e controllare un sistema eh, nel momento in cui viene messo a guardia della nostra vita e in maniera implacabile tanto quanto idiota ci costringe a una serie di mh, eh, sottomissioni eh, e di, eh, così, di di di, di passività che non riusciamo più a, a, a frenare. Eh, io, io credo che sia sconvolgente questo e, e la cosa più, ancora più sconvolgente è che eh, il meccanismo stesso di questi meccanismi ir inarrestabili è inarrestabile perché eh, non possiamo certo anche solo illuderci che qualcuno fermi questa catastrofe e quindi Dobbiamo rassegnarci alla situazione nella quale noi saremo completamente soggiogati dalle macchine e non potremo chiedere aiuto, saremo completamente abbandonati a noi stessi nella più totale solitudine. Barbara. Bene, in un quadro così allettante... Eh... Dove posizioniamo empatia, creatività e soprattutto il talento? Beh, diciamo che non li posizioniamo, io, non, io sono sempre più eh, in difficoltà a cercare a trovare talenti. Eh, io mi ricordo quando insegnavo a scuola fino a 5-6 anni prima di licenziarmi, avevo ancora in classe eh, ragazzi che si. Eh, cimentassero in varie forme d'arte, mentre man mano che si andava avanti erano sempre più eh, boh, al limite dedicati, dediti al, allo sport, eh, inteso anche qui sempre come competizione, come risultato quantitativo, il record, i minuti in più o in meno, il numero di gol o di canestri, e sempre meno orientati invece ad aspetti qualitativi, creativi, eccetera l'empatia poi per carità dove la troviamo più chi è in grado di eh, di, di, di condividere di, 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 di avvertire di compatire eh? come direbbe schopenhauer nel senso buono del termine cioè del patire con no? e quindi del sentire eh, quello che l'altro sente eh, giorno d'oggi eh, ripeto eh, laddove le macchine stanno emulando gli uomini ormai ci riescono benissimo e cioè malissimo così nello stesso momento eh, gli uomini stanno emulando le macchine quando diciamo eh, che una persona deve monitorare eh, alcuni suoi colleghi stiamo utilizzando un termine eh, che è mutuato dal computer significa devi comportarti come farebbe un monitor nel momento in cui lo accendessi e attraverso il monitor controllassi tramite una telecamera che cosa la telecamera sta riprendendo rispetto al comportamento delle persone su cui è puntata. Ecco, non so se mi spiego. Il tutto riassunto nel termine monitorare che vuol dire comportati come una coppia di telecamera e monitor per restituirmi nel modo più fedele possibile ehm, i fatti eh, ho fatto ho scritto un saggio proprio sul termine monitorare sulla, e sulle differenze che eh, pian piano questo concetto ha eh, acquisito eh, nel tempo eh, fino ad arrivare appunto al concetto di oggi e questo iter è di fatto il l'iter eh, che stiamo senza nessuna speranza in maniera inesorabile percorrendo nella nostra, nel nostro bravo eh, cammino di eh, dissoluzione della natura umana. Io non credo che si possa essere molto ottimisti. Temo che gli esistenzialisti di fine Ottocento-inizio Novecento, eh, che avevano dipinto un quadro eh, e una prospettiva futura, inquietanti ci abbiano preso in pieno, nonostante siano stati presi in giro o considerati esagerati, e temo che veramente, come Nice più volte ci ha avvisati, oggi eh, ci sia bisogno dell'oltreuomo, che non è altro che semplicemente colui che ha ancora il coraggio contro tutto e tutti di comportarsi da uomo. Accidenti, eh, sì, il quadro effettivamente sembra non essere proprio così positivo, però eh, elementi di speranza non, non possono morire, non possono essere abbandonati. E in questa chiave, Pietro, ti faccio una domanda secca. Eh, L'utilizzo, o meglio, la decisione di utilizzare... Questo strumento di portarlo avanti, di implementarlo da parte delle elite può essere letto come un segnale di, della loro paura che la gente si, si possa svegliare. E quindi di volerla appiattire definitivamente? Ma io temo di no. Perché non vedo tutto sto bisogno da parte delle persone di svegliarsi. Io credo che la stragrande maggioranza delle persone. Stia dormendo e abbia tutta l'intenzione di continuare a dormire e, e di fare in modo che nessuno disturbi il proprio sonno, non credo quindi che ci sia una volontà di impedire che qualcuno si svegli, credo semplicemente che si faccia di tutto per eh, muoversi in punta di piedi affinché eh, il sonno continui piacevolmente. Eh, direi che semmai l'impedire eh, questo risveglio possa al limite essere eh, da, da prendere in considerazione nei confronti, co nei confronti di coloro, di pochissimi che stanno cercando di, eh, di, 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 di eh, aprire gli occhi, eh, ma sono, ripeto, pochissimi, più sono così contenti di dormire e di, e di godersela, come poi di fatto anche nella realtà, guardate, no, abbiamo giovani che. Che se non devono andare a scuola, dormono fino alle tre del pomeriggio eh, e, e non c'è scritto da nessuna parte. Non si capisce che senso abbia che perdano così tanto eh, i loro anni in cui possono essere più pieni di energie. È sconvolgente, invece lo diamo per scontato. Io boh, ho avuto una madre che, boh, se alle otto ero ancora a letto, mi diceva: Ma che, che diavolo stai facendo? Alzati e, e vedi di, di vivere e, e di produrre. Il limite sistema la camera o. Vai a suonare o, fai, o studia o fai quel diavolo che vuoi, ma invece siamo lì in punta di piedi a aver paura di svegliarli. E loro sono così, cioè di fatto eh, è giusto che perdano le loro giornate dormendo e le loro nottate bevendo o facendo anche di peggio. E questo che cos'è se non la caverna del mito di Platone, no? lì incatenati a guardare ombre. Mi ricordo eh, parecchi anni fa, 22-23 anni fa, in una scuola in cui insegnavo, avevo interrogato una ragazza che eh, non sapeva assolutamente nulla, eh, non aveva studiato niente. E io le avevo detto: Ma scusa, ma come mai non hai studiato proprio nulla? E lei mi aveva risposto: eh, Prof, io sono tornata eh, stanotte alle 4 perché sono stata in discoteca fino alle 4 e ah, complimenti, voglio dire, e tua madre, i tuoi oh, insomma, tua madre non ti dice niente? E lei ha risposto, no, perché mia madre arriva dalla discoteca alle sei. Ecco, allora, il punto è, è qual è? È che qui siamo, eh, ci siamo, eh, come si può dire, instupiditi tutti, perché abbiamo i giovani che sono completamente annichiliti, e gli adulti o i genitori che ormai fanno di tutto per... Ma, per come si può dire? Sembrare giovani, si tirano la pelle, le orecchie, il naso, si gonfiano la bocca, corrono tutto il giorno, fanno, fanno sport per cercare di mantenere questa giovinezza spaventosa, si tatuano, eccetera, cioè, e in realtà eh, scimmiottano la, la superficialità e la stupidità dei, dei loro figli in competizione con loro. Risultato è sconfortante. Eh, io mh, capisco bene che cosa voglia dire invecchiare. Mi ricordo che la crisi grossa l'ho avuta ai 50, e eh, ai 50 io ero ancora a scuola e vagavo tra questi giovani negli intervalli, vedendoli ridere e scherzare. Dicevo: Io ormai sento forte quel gap no, generazionale, per cui eh, comincia a essere difficile entrare in sintonia con loro perché. Ho un'altra età e mi sentivo vecchio e mi sentivo in crisi, in qualche modo con un piede nella tomba. Poi un giorno, durante un intervallo, eh, osservandoli e eh, ascoltando i loro discorsi, mi sono detto, ma Pietro, ma tu alla loro età avevi bisogno degli adulti, avevi un bisogno enorme di punti di riferimento. Eh, bene, ora tocca a te. All'epoca avevi bisogno anche degli anziani. Bene, è, è importante che tu diventi anziano ed è importante che tu acquisisca eh, una esperienza e una attitudine, una riflessione che possa poi essere messa al loro servizio, perché adesso tocca a te. E non dobbiamo continuare a fare il ragazzino tutta la vita. Ecco, eh, c'è bisogno di, 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 di questo genere di, tra virgolette, di saggezza. Non voglio mettermi in quest'ottica per quanto mi riguarda, ma comunque c'è bisogno della saggezza degli anziani. Se gli anziani fanno di tutto per essere bambini siamo rovinati. Ecco. Quindi, eh, anche in questo senso io temo che la speranza non ci sia granché proprio perché sono tutti inseriti in questo ciclo e tutti fanno in modo di. Non sono io che ciclo, eh, visto che parliamo di anzianità, è una sedia, eh, sono tutti inseriti in questo ciclo di superficialità e di paura della morte. E I grandi filosofi che hanno affrontato questo tema, penso a Pascal, penso a Heidegger, hanno invece sottolineato in maniera fortissima come la morte sia l'unico pensiero che ci salva, perché è quel pensiero che ci permette di comprendere che le cose finiranno, che finiranno inevitabilmente, ineluttabilmente, che quindi è il caso di viverle intensamente, perché soltanto sapendo che una cosa finisce, che te la godi e la vivi intensamente fino in fondo. E poiché è un ciclo, come l'hai chiamato giustamente tu, e quindi è ciclico, quando finisce questo ciclo? <ride> Quale ciclo? Questo in cui si stanno tutti addormentando e non vogliono essere svegliati. Ma chi lo sa? Eh... Temo, come è accaduto storicamente, studiando la storia, che noi si sia al cospetto di una fase di crisi fortissima, di una civiltà. E come sappiamo, tutte le civiltà sono crollate dopo un'ultima fase di grande superficialità, eh, dissolutezza, corruzione. Eh, è accaduto eh, agli egizi, ai greci, ai romani. Eh, può darsi che si sia alla fine di, di questa civiltà che ha prodotto grandissimi risultati e che adesso invece sta... Eh, soccombendo eh, sotto i colpi della pochezza dell'essere e, e che quindi ci aspetti eh, poi un magari un avvenimento, una catastrofe, una guerra, qualcosa di particolarmente eh, sconvolgente che porti pochi eh, superstiti a ricominciare a, a credere nella vita e a considerare con la dovuta eh, importanza, eh, ciò che davvero importa, lo so che non stasera poi, in special modo, ma di fatto sono sempre così. Non credo di essere in questo momento molto di aiuto e molto di conforto, ma eh, non voglio neanche fingere. Ritengo, come ho sempre detto, che la speranza ci sia, ma non a livello globale, secondo me, non a livello collettivo. La speranza fortissima, che è quasi una certezza, eh, passa per l'autenticità la, eh, individuale. I pochi che eh, tengono alla propria autenticità, che la coltivano, eh, che la eh, coccolano eh, e che la alimentano in tutti i modi, beh, sono coloro che eh, possono eh, sperare addirittura credere in un futuro degno di, di questo nome, ma non ho alcuna speranza da un punto di vista collettivo, dal punto di vista delle istituzioni, eh, degli stati, delle organizzazioni sovranazionali e via di seguito. Beh, quella effettivamente è leggermente decaduta. Barbara, eh, eh, visto che abbiamo toccato il tasto guerra, mh, se si arrivasse. Parte, vabbè, a parte quella che già c'è, però una guerra, diciamo, proprio più ampia che eh, determinerebbe questa mh, rottura degli schemi che, eh, nei quali siamo ormai intorpiditi, eh, sarebbe una guerra alla quale comunque siamo abituati, abituati fortunatamente non ne ho vista però mh, dalla storia o effettivamente l'intelligenza artificiale avrebbe un ruolo determinante nel, mh, nel cambiare questa modalità? Su allora un io, credo che, che si gioca. Sì, io credo che ehm, l'intelligenza artificiale stia già facendo eh, la differenza in questa guerra perché se un colosso come la Russia a prescindere da chi forse anche in maniera eh, intelligente ha sostenuto che forse la Russia stia eh, combattendo eh, con una mano legata dietro la schiena perché probabilmente quello che vuole è arrivare alla terza guerra mondiale, non a vincere sull'Ucraina, ma a prescindere da questo io penso che se invece eh, la Russia si trova ancora in, in seria, effettiva difficoltà, nei confronti dell'Ucraina di, un, di, un, di uno Stato così minuscolo come l'Ucraina a suo confronto è proprio perché l'Ucraina è eh, eh, aiutata e alimentata è, da eh, tutta una serie di eh, procedure di tecnologia di intelligenza artificiale eh, estremamente evolute eh, che sono dispensate a piene mani dall'Occidente, dall'Europa e dagli Stati Uniti. E quindi l'Ucraina attraverso questo, questi meccanismi e questi, e questi programmi eh, riesce a eh, controllare eh, eh, i movimenti delle truppe russe eh, attraverso droni e cose del genere. Quindi credo che l'intelligenza artificiale, anzi ne sono sicuro, ormai sia una componente fondamentale. Della, del modo di fare la guerra. Eh, ho anche l'impressione appunto che eh, la volontà sia quella di eh, far sfociare questo conflitto in qualcosa di molto più grande. Sottolineo il termine volontà perché ritengo che tutti coloro che continuano ad aspettarsi che eh, eh, come si può dire che una certa parte possa eh, in qualche maniera prendere il sopravvento e poi guidare eh, l'umanità a una evoluzione? Eh, beh, dovrebbero però chiedersi perché eh, questa guerra stia continuando, perché eh, non ci si faccia in qualche modo, mh, eh, diciamo, fautori di una di una tregua, di, di, una, di un armistizio, di una, di una trattativa che chiuda le ostilità. Eh, è un dubbio che ho eh, e quindi non, no, no, non riesco a capire, cioè non voglio dire, ma mi, mi dà l'impressione che la volontà di finire la, una guerra come questa, pericolosa come questa, non ci sia da nessuna delle due parti. Eh, ripeto, la tecnologia... Di intelligenza artificiale ormai è ma insomma è, è la stessa che viene usata per distribuire sigarette nei distributori in giro per le strade o preservativi, la stessa che serve per eh, far mettere musica ad Alexa in un appartamento, la stessa che risolve compiti come quelli, per esempio, di eh, eh, monitorare no? la presenza di eh, un, un, una serie di reparti di, di un esercito in, in, in certe aree di guerra e quindi di fatto sia fondamentale. Eh, sempre di più eh, pensiamo per esempio al progetto Scuola 4.0 che è in questo momento in fieri. Sempre di più questo aspetto dell'intelligenza artificiale sta investendo eh, la, eh, il contesto dell'istruzione, dell'insegnamento e della scuola. E quindi è evidente che ci sia una volontà di eh, spalmare questa cosa su tutti i possibili fronti. Eh, bene, 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 oddio. Oh, bene fino a un certo punto. Però, insomma, un quadro molto chiaro l'hai fatto. Eh, dobbiamo sperare solo nella una variabile impazzita, Pietro o, o cos'altro. Il sì, quale sì. potrebbe essere, se, sì, 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 guarda, hai usato un termine molto interessante. Credo che sia il nostro compito quello di essere variabili impazzite, di essere schegge impazzite. Quello che. Ci... Beh insomma, in Truman Show, che è in assoluto il mio libro, il mio film preferito, a un certo punto Truman eh, comincia a diventare imprevedibile. Fa delle cose che gli altri non si aspettano. In questo modo semina le telecamere. Non c'è mai. Di colpo, eh, o dopo aver, eh, per anni e anni, per decenni, Fatto sempre le stesse cose, seguito sempre la stessa routine, decide di improvvisare, di fare cose completamente diverse, che appunto disorientano i suoi, i suoi eh, controllori. Io credo che sia un importantissimo insegnamento. Eh, noi pretendiamo di mh, combattere questa situazione continuando a stare all'interno dei canoni della situazione stessa e continuando a comportarci come ci siamo sempre comportati qui eh, è diventato importante essere imprevedibili essere un po matti forse molto matti eh, fare cose che non si aspettano dire cose che non si aspettano sembrare sconfitti e invece, invece di colpo cantare vittoria girare a destra mentre tutti si aspettano che tu eh, svolti a sinistra e, e viceversa e, e quindi eh, eh, questo, questo aspetto potrebbe, se pensate anche ai cookies, alle, a tutte le informazioni che continuano a recepire, servono tutte soltanto a prevedere, a sapere dove andrai, cosa farai, cosa comprerai, cosa mangerai, cosa voterai, eccetera. Qui si tratta di uscire dai ranghi, di uscire da, dal, da, dalla consuetudine, dalla quotidianità e può darsi che questo possa essere da considerare una carta vincente. Quindi la scheggia impazzita e, e, e quindi la persona che non, non sta più negli schemi, neanche nei propri schemi. Cioè, di colpo eh, fa una cosa diversa e eh, lascia le telecamere eh, puntate sul vuoto. Ecco, io credo che questo tipo di, eh, di strategia potrebbe, potrebbe quantomeno essere eh, sperimentata però, niente male Barbara, hai delle considerazioni finali visto che siamo in chiusura? ma io mi, mi chiederei sulla seggia impazzita che mi piace moltissimo e <ride> <ride> mi ci ritrovo abbastanza sì, 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 non avevamo dubbi guarda eh, non avevamo dubbi bene, eh, allora cominciamo a, a salutare eh, chiaramente l'ospite principale, Pietro grazie per essere stato con noi è un arrivederci, vero? Non è un addio. Ma io mi trovo molto bene, quindi direi che sia assolutamente un arrivederci perché, insomma, eh, si può giocare bene a tennis quando dall'altra parte c'è un avversario che gioca bene, altrimenti giochi male anche tu. E mm. Io sento che qui gioco abbastanza bene grazie a, al fatto che giocate bene voi. Quindi, eh, insomma, voglio dire. Il livello delle domande, per esempio, e degli spunti di riflessione è fondamentale per poter assicurare un certo livello delle risposte. Quindi, senz'altro, questa esperienza la eh, ripeteremo con molto piacere da parte mia. E anche no, nostra, chiaramente. Non possiamo che ringraziarti di questo. Allora Pietro, arrivederci, a presto, stabiliremo poi quando. Eh, saluto Barbara grazie Barbara grazie, grazie a Paolo a e regia grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e chiaramente al nostro staff un buon impazzimento a tutti quindi eh, buonanotte da Riesistenza buonanotte, buonanotte. buonanotte.